Conosciamo la realtà di quello che accade in Brasile, per cui essere presenti qui, commemorare i caduti della guerra, ma non solo, di questa nuova guerra, che è la guerra di un dittatore che impone il proprio pensiero, è fondamentale per me. Come privata cittadina che sentiva di doverlo fare, anche per i connazionali brasiliani. Ho un amico in Brasile che è un medico universitario, professore universitario, docente alla facoltà di medicina, che ha visto e ha toccato con mano i morti per Covid causati da Bolsonaro. La commissione Covid del Parlamento brasiliano ha chiesto la sua messa in stato d'accusa per crimini contro l'umanità, per la non gestione e la negazione della presenza del Covid, che ha provocato 606.000 morti in tutto il popolo del Brasile, tra cui una percentuale altissima di medici e infermieri. Ma vogliamo andare avanti? Andiamo avanti. Il 10 d'agosto la Confederazione dei Popoli Indigeni dell'Amazzonia hanno fatto una denuncia al Tribunale Internazionale dei Popoli per genocidio. Ha fatto distruggere, distrugge tutta l'Amazzonia, ha detto che è roba sua, pertanto ci può fare che gli pare. Questo dimostra che questo personaggio non può essere accettato, non può essere accettabile, e infatti Pistoia ha reagito bene.